Questo libro nasce dalla lettura di un dato che ho fatto all'inizio di quest'anno, cioè che 300.000 adolescenti in Italia su 2.800.000 complessivi, quindi più del 10%, sono malati di questa malattia che si chiama IAD, Internet Addiction Disorder, che è una malattia riconosciuta dalla comunità scientifica psichiatrica, che è la dipendenza digitale, che è una dipendenza che si insinua negli elementi con la stessa forza di quella dall'alcol o dalla droga e che quindi provoca, nel caso in cui questi giovani siano distaccati anche temporaneamente dagli strumenti, dallo smartphone, dal tablet, provoca crisi di astinenza. Quando si arriva a questa fase, purtroppo non bastano l'amore e l'affetto dei genitori, occorrono cure di uno specialista. Tant'è vero che sono sorti in Italia diversi centri che curano proprio questa malattia, perché di malattia purtroppo si tratta. E il primo è stato il Policlinico Gemelli di Roma, dell'Università Cattolica, ma ora si sono diffusi in tutta Italia. Qual è il punto, il nodo? Il nocciolo è questo, che man mano questi adolescenti si innamorano della vita virtuale a scapito della vita reale. Abbandonano man mano le loro esperienze sociali, che sono anche la famiglia, anche gli amici, anche le attività. Quindi c'è un distacco progressivo e anche abbastanza veloce, ad esempio nell'arco di pochi mesi, dall'esperienza quotidiana a favore di un'esperienza virtuale che non può evidentemente sostituire quella reale. Ma purtroppo in loro la sostituisce e quando se ne rendono conto, il tonfo dalla realtà virtuale a quella reale è piuttosto pesante. È un tema su cui riflettere e anche sul quale poi capire come intervenire.